Ben arrivati alla poesia misteriosa da Escamontage, questa sera al Pentatonic che ringraziamo con un caloroso applauso. E qui abbiamo il cappello. Fra poco ci saranno i tre concorrenti. Ah, già la luce. I tre poeti sono Giovan Bartolo Botta. Calore, pubblico, calore. Simone Carunchio. Claudio Comandini. A testimonianza di ciò, che loro tre ci sono questi tre foglietti ora scritti con i tre nomi. Per decidere l'ordine del reading, quindi della fase del reading del gioco, appallottererò con cura, appallottererò, che dizione, anche la lingua, con cura questi tre fogliettini con i nomi e uno tra di voi, e non parlo al concorrente misterioso, ma a tutti gli altri, potrà estrarre uno dei nomi per decidere appunto l'ordine di apparizione sul palco. Chi volevo estrarre? È uno, ed è gratis, eh? No, non lo lascio in forma palletta, diciamo. Simone Carunchio. Ed ora la consegna e a lei il palco. Le gambe delle ragazze prendono in giro l'insegnante. C'è chi chiude e apre le palpebre per raccoglierne un po'. Una coppia di diamanti vive in ristrettezza. Vorrebbe vendersi, ma nessuno li vuole comprare. Non ho più il bigliettino per ritirare le mie cose esposte in vetrina. Non riflettere, pensa. Allo specchio sembra che guardi al contrario, e invece vedi il rovescio. Dire il rovescio aiuta l'etica? Oltre la finestra, immagini senza verbo e una vita realizzata. Nuvole di cavalli e rinoceronti si profilano nell'indaco. La nuova libertà è punk, è rischio e disciplina. Unico rimedio alla irresponsabilità organizzata. Piove forte, una sirena. Squarci di luce nella penombra, trasparente della notte. Al di là del vetro c'è uno che cerca le due a mezzogiorno. L'alba gli sussurra che se vuole sapere qualcosa in più sulla cioccolata dovrebbe chiedere alle mosche. Mentre una sirena si scolava una boccia di vita, in lontananza una barca carica di pompon batteva bandiera trasparente. A cavalcioni dell'orizzonte, curvo ventre gravido, una bimba sminuzzava coriandoli. Curvo sul tavolo da lavoro, il giurista meditava piani di risparmio e colpi in banca. Cala la palpebra della notte sull'occhio del muso del giorno dal becco duro. Gli aerei hanno capelli bianchi intrecciati nel loro salomoniche scie. I mandarini sbucciati ci regalano spicchi di granchietti da accarezzare. I popunk si aggirano mentre un sacco di gente di liuta declama sputaggini con nociva leggerezza. Alla fine ci fu la presa per stanchezza. Il congelatore cominciò a produrre fiocchi di neve, grandi come popcorn. La Bastiglia si incendiò, assediata dai mille. Il film era appena cominciato, tra le tenere ombrie venate d'azzurro del Tinello. Rosa Bossa Nova, colonna sonora. Ci si prepara al domani con vasellame vario. Le glorie mattutine non sono più soddisfatte. Si avvicina l'età del sovrano e della poesia. Leggi tu, leggi tu. Sì, leggi. Sembra che sarà. Comandini. Presente. Vai, Claudio. Zona limite. Ho visto il mondo ad occhi chiusi. Ho sentito il gallo bestemmiare nel gelido rasoio di un mattino.
regina del cielo, e dritta in piedi accanto alla tua branda senti quando, senza più stelle né conforto, la notte, serrata da quattro ordini di inferriate, né sonno né coscienza tracciano in disegni sequenze di attimi, grovigli di fili spezzati tra pareti da dove promana un sentore di putrefazione. Come il piccione senza volo che t'accompagna per un'ora nell'agonia di uno squallido trapezio. Qui orbita e indugia nei domini suoi la mezzaluna. E tutto è fuori. Non c'è ragione per te, e sei solo uno tra tanti, come sempre, come tutti, ad aspettare, senza sapere, qualcosa di più di un telegramma, di una morte che non puoi morire, e speri che l'inferno ti salvi. Passaggio. E giunge sull'ametista di trasparenze insondabili la risonanza rapita alle grida dell'occhio di fuoco di luce impazzito sulle infinite increspature di braccia ridenti di là del confine segnato dallo sguardo fiero del suicidio vellutato, l'occhio di fuoco di luce impazzito nelle frequenze dell'acqua marina oro dipinge e cinabro. Tra desiderio e sublimazione, a sud il cuore transita nell'aria e si confonde il cielo con il mare. Il sole declina a morire. Oscillano tra l'abisso e la parvenza gli archi del cerchio sul limite sospeso e poi un bagliore. In memory. Luci e tenebre si conquistano. E poi, più nulla. Un altro mondo inizia, lo stesso. Tra poco ci sarà anche la sonorizzazione a cura del compositore Alessandro Grevision della poesia misteriosa. Ebbene, Giovan Bartolo Botta. Ok, il momento della consegna della poesia misteriosa. Allora, si sente? Perfetto. Allora, la prima poesia parla della triste vita di Gesù Cristo e si chiama Non c'è niente di interessante che essere figli di Dio. Ah, questo è l'incipit. Gesù Cristo ieri notte ha fatto rissa al Pentatonic. Era sbronzo da fare schifo e non riusciva a reggersi in piedi, ha toccato il culo ad una ragazza già impegnata e il fidanzato l'ha riempito di botte. Mancano una manciata di giorni a Pasqua, non è vero, ma il pezzo è scritto così. E Gesù Cristo, come ogni anno a Pasqua, gli tocca morire per redimerci dai nostri peccati. E Gesù Cristo non ci sta a fare questa fine di merda ogni anno. E non gli interessa che dopo tre giorni risorge e scende al cielo per sedersi alla destra del Padre. Alla destra, perché solo più lì c'è posto, alla destra del Padre. Lui vorrebbe continuare a stare seduto al bancone del pub e vorrebbe bere sino ad andare in coma etilico, perché se proprio si deve crepare bene col sorriso sulla bocca, senza rimpianti, e non c'è niente di peggio al mondo di questa morale cristiana di morire per gli altri. E lui non ci sta a sacrificarsi per redimere i peccati di gente che non ha mai visto in faccia e che per giunta neanche lo caga. E se lo caga è solo per inserirlo in qualche bestemmia tipo porco Cristo, Cristo di un Dio. Ma lui non vuole morire neanche per quei tizi che lo pregano, no? No, no, lui vuole solo farsi i cazzi suoi e godersi la vita come uno stronzo qualunque, come è giusto che sia. Vuole mangiare gli arrosticini di pecora a Pasqua e non solo a Pasqua, e lattare l'agnello come Berlusconi per poi vederlo crescere, 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 piccolo abbacchietto di merda, crescere, mettere una punta di seno, e quando l'agnello è un po' interessante dal punto di vista sessuale. E vuole fumare tante sigarette, e bere alcolici, e andare a letto con donne,
uomini e animali. Bambini no, non è Michael Jackson, è Gesù Cristo! Vuole mangiare dolci ma non può farlo perché ha problemi di metabolismo. E il medico gli ha tolto tutto ed è triste, Gesù Cristo, molto triste, perché la sua vita non è più una vita ma è una coazione, ripetere, molto noiosa, dove a dicembre si nasce nella mangiatoia, ad aprile si crepa sulla croce dopo 3 giorni. Gesù Cristo, sì che c'è, Gesù Cristo, sei su scherzi a parte, no! Gesù Cristo, sta messo malissimo. Prostata gonfia, diverticoli al colon, gastrite, emicrania ricorrente, stonachiavica, il ragazzo ha solo 33 anni! 33 anni e mai uno scolo, una mononucleosi, qualche malattia un po' divertente! Vuole fare l'amore, Gesù Cristo? Non scopare, fare l'amore. Un amplesso lungo, duraturo, dove i corpi si guardano negli occhi e le lingue non smettono mai di danzare e ci si bacia, a lungo, negli orefizi e ci si lecca le dita dei piedi e delle mani come se fossero fonzi, ma anche gli yonkers vanno benissimo e ci si sputa in gola e invece gli tocca sacrificarsi per gli altri e non c'è niente di divertente in tutto questo e non c'è niente di interessante ad essere figli di Dio. Questa invece è una poesia d'amore per una donna, posso prendere un attimo un tempo, per una donna che ho amato molto, Yolanda. Negli anni 90 e Susanna Agnelli. E purtroppo mi piaceva Susanna Agnelli. No, suo fratello, voi sapete chi è suo fratello, no? Quello della Fiat, ha detto che non andavo bene per lei perché ero giovane o perché ero povero. Però ho imparato tante cose da Gianni Agnelli. Ho imparato come è diventato un grande industriale. Lui mi ha raccontato come ce l'ha fatta. Io non ce la farò. Lui mi ha detto, voi non ce la farete. Perché siamo poveri di merda, però è diventato un grande industriale, perché lui ha iniziato con... Come ha fatto a diventare un grande industriale? Ha iniziato con 2 susine. Pensa che non sapeva un cazzo, non sapeva, ha iniziato con 2 susine! 2 susine, ma poi, dopo queste 2 susine, le ha rivendute al mercato di Porta Palazzo e per 40.000 lire. 40.000 lire, ho pensato, ma questo Yolanda non farà le gare di poesia, questo è un genio della finanza, c'ha qualcosa in testa, che cazzo, figurati se viene a fare le gare di poesia, no? La poesia è misteriosa, che gliene frega lui, perché se tu vendi 2 susine a 40.000 lire sei un genio, sei un genio. Poteva farci con queste 40.000 lire che cosa? Poteva passarsele sotto il naso di Del Piero, di farci della cocaina? No, no, non era il tipo, no? Le ha rivendute, ha comprato 5 pesche al mercato di Porta Palazzo, 5 fottute pesche, ma questo cosa ha in testa? Ha rivenduto 5 pesche. Queste 5 pesche rivendute a 80.000 lire, ma significa che questo è un genio, questo ha l'Italia in mano, l'Italia la tiene stretta per la sacca scrotale dei coglioni, ha l'Italia in mano, 80.000 lire, poi ho comprato 2 dolci di cocco, ho detto, ma questo è geniale, ma cosa, 2 dolci di cocco, cosa ci poteva fare? Poteva dare Michel Platini, poteva dare la Platini a Cristiano Ronaldo, no, figurati, si è comprato 8 belle conte, nella rivendute al mercato di Porta Palazzo, 500.000 lire, ma questo è un genio, poi è morto il nonno, ha ereditato 300.000 milioni di euro. Ed è diventato un genio della finanza. Quindi per sua sorella, che ho amato molto, si chiama L'amore ai tempi del colera, sta poesia. Come Garcia Rosa, sì, sì. E poi magari domani ci baciamo, eppure dopo domani, e domani l'altro, e chissà quanti baci ancora ci daremo, innamorati raminghi, con le nostre lucidità mandate al massacro. E magari ci baciamo per sempre, come ragazzi interrotti. Tu sei la mia ragazza interrotta, io sono il tuo ragazzo interrotto. E ci interrompiamo a vicenda, mettendoci la lingua in bocca, affogando in una carneficina di baci. E stiamo zitti ad assecondare il nostro comune desiderio di sporco. E con le mani libere ci stropicciamo i capelli e ci prendiamo in piedi, con i vestiti ancora addosso e solo i sessi nudi a volteggiare in una ecatombe di vento. E magari ci baciamo al telefono, ci baciamo per messaggio, ci baciamo per lettere, ci baciamo tramite piccione viaggiatore, e ci baciamo per messaggio nella bottiglia, ci baciamo e basta! Così avevo pensato quella notte, dandoti quel bacio che mai avrei pensato fosse l'ultimo, perché ehi, se avessi saputo che era l'ultimo, me la sarei presa comoda e l'avrei fatto durare 9 miliardi di secoli quel bacio, e sarebbe stato un kamasutra selvaggio di lingua mescolato a un delicato cadenzare di labbra, e magari con quel bacio ci avrei cambiato il corso della storia e sarei diventato il tuo eroe, e tu in premio mi avresti dato ancora più baci e mi avresti chiesto di essere tuo, solamente tuo, e di fare l'amore solo con te, e saremmo stati felici come in un primo giorno di sposi, perché io con quel bacio avrei fatto cadere gli imperi romani, greci, cartaginesi e persiani in 5 minuti, 5 fottuti minuti, e l'America l'avremmo scoperta io e te, che forse gli aztechi sarebbero ancora in circolazione e non ci sarebbe stata nessuna crociata,
passata, e greci e troiani sarebbero stati amici, e i nazisti li avremmo soffocati da piccoli, e i fascisti li avremmo soffocati quando erano ancora degli spermatozoi nella sacca scrotale paterna, e non ci sarebbe stata nessuna guerra mondiale, ma solo e soltanto una pomiciata mondiale, e l'avrei fatto durare tutta una vita quel maledetto bacio, e l'avrei baciato ancora un po' anche da deceduto, perché per me il bacio è sacro, come una complicità d'amore giurata, e perché ti amo come ci si ama solo e soltanto ai tempi del colera. Ultima poesia. Questa parla di contraddizioni dell'animo umano e si chiama Io sono antifascista e fa così. Io sono e sempre sarò antifascista. Perché? Molto semplice. Perché c'è sempre stato qualcosa di profondamente fascista in me. C'è sempre stato qualcosa di profondamente fascista nel mio modo di amare la gente, nel mio modo di provare affetto per qualcuno o qualcosa, nel mio modo di inseguire l'amore, nel mio modo di provare a farmi capire, nel mio modo di cercare una comunicazione col mondo. Sono stato vergognosamente geloso, esageratamente permaloso, terribilmente suscettibile, assolutamente egoista, estremamente sordo, incredibilmente paranoico, imperdonabilmente ossessivo. Una volta ferito reagivo alzando la voce, sollevando le mani, battendo i pugni sui muri e tagliando definitivamente i rapporti col prossimo, come se fossi nato sotto il segno del Capricorno. Più o meno come reagirebbe un fascista all'acqua di rose. E se non riversavo urla spagnolesche o atteggiamenti squadristi contro qualcuno, lo facevo verso me stesso, cullandomi tra le braccia mortali delle signorine sciatteria ed incuria. Ecco perché mi professo senza ombra di dubbio antifascista, perché il primo fascismo che voglio vedere sconfitto è il mio. Guardate qui il messaggio, nel senso del servizio. Cappello. Tre poesie dei tre poeti. La lettura a cura dell'attrice internazionale Francesca Stagliano Sassone. Chi vuole estrarre con fiducia la poesia misteriosa? Lorenzo, ti sento caldo. Vai. La prendo io. Grazie. Gregory, ho paura d'addormentarmi nel sonno, non ho ricordo. Ogni desiderio sembra un sopruso, ogni appetito un torto, ogni amplesso un commiato, ogni respiro un furto, ogni profumo un tanfo, ogni amante un congiurato. Ogni viso, amico, un Picasso, il cigno, lo sterco del ramarro nel sonno. Ti ho ucciso nel sonno, mi hai ucciso nel sonno. Siamo morti nel sonno, innamorati del sonno e morti cullati dalla sua ninna nanna stonata nel sonno. Schiaffi sullo strumento, parole giocano a nascondino, queste urla paiono un'ecatombe. Il bimbo vivrà con la lingua mozzata nel sonno. So che non sa volare, sa di non saper volare, non vola. Le sue ali nel tuo sguardo, il tuo sguardo. Dall'altra parte. E adesso è il momento dei concorrenti. Primo concorrente partecipante, Fernando Della Posta. Ed ora immaginate esattamente qui accanto a Fernando un sipario immaginario.
dietro il quale arriverà il concorrente o la concorrente. Eccolo, il concorrente misterioso, Sonia Giovanetti. Difficile. Io un'idea me la sono fatta. Me la sono fatta perché non c'è la poesia che abbiamo ascoltato, secondo me, per prima, animali, oggetti, non c'è neanche la bellissima prosa, poesia, è quasi una prosa poetica dell'attore di teatro, quindi io un'idea me la sono fatta, ho trovato nella poesia un gioco dei contrari in quella che ha letto e ho trovato anche la parola morte più volte, quindi per me è sicuramente Claudio. Ma abbiamo ascoltato tre tipi di poesia che insomma su livelli diversi vanno un po' a crescere verso la teatralità, insomma. La prima è poesia più verace, la seconda invece c'è un po' di teatro e di mimica e di passionalità, la terza invece è vero e proprio teatro, insomma. E messaggio che cerca di arrivare, insomma, pulito, netto e pulito. La poesia, insomma, che abbiamo letto, la poesia misteriosa, secondo me si colloca nel mezzo, insomma. Quindi, il secondo poeta, Comandini, perché? Ma devo dire uno diverso da lei? No, potete anche essere d'accordo! La sua è poesia più verace, la sua ha una carica molto più passionale, che secondo me si ritrova nella poesia misteriosa, quindi. È brutto trovarci d'accordo, dobbiamo litigare? Abbiamo assistito a tre linguaggi, cioè qui c'è secondo me una testimonianza dell'epoca con tre argomenti diversi. Nel primo abbiamo questa cosa che mi ha molto colpito di un uso molto forte di animali, cose, oggetti, sì, frammenti. Sì, la sua punta molto di più sulle immagini. La sua quindi era inconfondibile, io aspettavo quella misteriosa perché ho detto se mi dice un animale o un oggetto la individuo, ma non la sto banalizzando, anzi è uno stile molto, molto definito e sicuramente con senso. La seconda l'abbiamo detto, il teatro qui è il protagonista, sono d'accordo. Sì, sicuramente una visione del teatro come azione, l'ho trovata nella narrativa di Bukowski, possiamo dire. Quindi io sicuramente dico che è lui, mi convince di più, convince. Una visione contemplativa anche se non fino in fondo. Sì, sì. È la poesia. Sì, non sono d'accordo. Allora, poeta misterioso, lasciamo il palco al poeta misterioso. Si faccia avanti il poeta misterioso. Grazie per l'interpretazione. Completamente diversa. No, però grazie. Cioè, leggila come la leggeresti. Sì, adesso grazie facciamo per leggere. Cioè, no, per l'interpretazione. Cioè, è stato un casino piacere. È stato bellissimo. Leggo. Questa poesia si chiama Gregory. Ed è dedicata alla mia dissociazione somatoforme. Ho paura ad addormentarmi. Nel sonno non ho ricordo. Ogni desiderio sembra un sopruso, ogni appetito un torto, ogni amplesso un commiato, ogni respiro un furto, ogni profumo un tanfo, ogni amante un congiurato, ogni viso amico un Picasso, il cigno lo sterco del ramarro. Nel sonno ti ho ucciso, nel sonno mi hai ucciso, nel sonno siamo morti nel sonno, innamorati del sonno, morti, cullati dalla sua ninna nanna stonata nel sonno. Schiaffi sullo strumento, parole giocano a nascondino, queste urla paiono una ecatombe, il bimbo vivrà con la lingua mozzata nel sonno. No, so che non sa volare, sa di non saper volare, non vola, le sue ali nel tuo sguardo, il tuo sguardo dall'altra parte.
Thank you.